La Osimhen mania coinvolge sempre di più i tifosi del Napoli, che danno libero sfogo alla propria fantasia. Sempre più numerose le iniziative dedicate al forte attaccante nigeriano, che sta trascinando gli azzurri verso il sogno chiamato Scudetto. E non poteva mancare la torta Osimhen, proposta da Stefano, giovane pasticcere torrese. Osimhen è il nostro capocannoniere e siamo orgogliosi di aver creato una torta con il suo nome, anche con le sue somiglianze. Ci abbiamo una mousse a cioccolato fondente, caramello e cioccolato, che addice i suoi capelli con il suo colore di pelle. Questa è la glassatura in Nutella. Anche per sposare un po', perché la bavarese a cioccolato fondente è un po' amarostica, per contrastare un po' i gusti. Non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore. Non vi posso far vedere dall'inizio della creazione della torta, perché comunque è una torta segreta, diciamo, la sua ricetta è una ricetta segreta. Questi sarebbero i capelli di Osimhen, che sarebbe una sbriciolata che dà il senso dei suoi capelli, diciamo così. Giustamente i suoi capelli sono biondi e noi ce li tintiamo un po'. Allora, noi ci diamo il tocco finale, come lui dice che è un suo portafortuna, perché la maschera la potrebbe pure togliere, però come dice lui non la toglie perché è un suo portafortuna. Per essere la torta di Osimhen deve avere la maschera di Osimhen. E questo è il tocco magico di questa torta. Non devi mollare. Questa è la torta di Osimhen di Paradise of Sweet, Torre del Greco. Napoli torna campione. I primi due assaggiatori della torta, Vincenzo Accardo dell'Associazione Marittimi per il Futuro e l'imprenditore Maurizio Calemma. Anche Torre del Greco festeggia Osimhen. Poi Luccano non si capisce niente, è arrivato anche a Torre del Greco, non si è capito niente, dice andato a via Sedicola, qua da Sweet Paradise ci sta Osimhen, lì ci ho buttato pure la bandiera per fare Osimhen, poi qua ci ho trovato una specialità, ora lo dobbiamo anche provare. Guardate, qua non si capisce niente, per tutti i tifosi che ci vogliono bene, facciamo vedere il nostro amico qua, il più grande, mitico, perché io, famoso quando abbiamo vinto lo scudetto, era piccolino, ma mo noi ci possiamo vedere lì e dobbiamo togliere questo scaramanzino. Un Napoli è forte, ma faccio tutti quelli che ci vanno perché stanno cuffando da due mesi con un Napoli perso per perdere una partita, ma non si sapeva che era forte. Oggi mo assaggiamo sta torta Osimhen, perché siamo venuti proprio apposta per assaggiare questa torta. Come dici, Maurizio? Aspettiamo un attimo, assaggiamo un attimo questa torta, perché comunque penso che sarà buonissima, perché comunque è uno dei pochi, secondo me uno dei pochi a Torre che lavora benissimo. Poi io, un juventino non può mangiare nemmeno con me, madonna mia, è droga, e se ci vuole l'insulina, no, ma facci male, non forza Napoli.